Un solo treno da Bergamo. La riflessione sulla violenza dentro e fuori gli stadi e il momento del toro portano al comunale 9.000 paganti più gli 11.000 abbonati. 4 telecamere puntate sugli spalti, 9 sulle strade adiacenti allo stadio. Come funziona il tutto da 2 anni ce lo spiega Luigi La Sala, dirigente della polizia scientifica alla Questura di Torino. Come ha detto prima lei, ci sono effettivamente 4 telecamere all'interno dello stadio, sul campo di gioco. Sono dotate di camere brandeggiate, quindi praticamente sono in continuo e simultaneo funzionamento. Queste immagini vengono poi trasmesse in una sala regia che registra il tutto in maniera simultanea e contemporanea. Ecco, andiamo a vedere la curva dei tifosi del Torino. La vediamo su questo, ecco, monitor. Prego l'operatore Bertoglio. Esatto, quindi sia quella della squadra di casa, sia quella della squadra ospite ovviamente. Questa è la curva dei tifosi dell'Atalanta, anche qui. Sì, esatto, i tifosi dell'Atalanta. La cosa bella di questo impianto è che consente all'operatore, al dirigente del servizio di ordine pubblico, di avere una immediata visione di tutto ciò che avviene all'interno dello stadio. Così, in maniera tale che si possa intervenire tempestivamente in ogni settore, non soltanto del campo sportivo vero e proprio, ma anche dell'impianto all'esterno. Non funziona invece la squadra granata. Contestazione dagli spalti e confusione in campo impediscono di rivedere un certo toro, per ora ancora seduto. Gerbi in tribuna si dispera. De Finis è attonito. Edu in campo cerca uomini gol che pare siano scomparsi. L'Atalanta impone pressing e gioco, soprattutto a centrocampo. Il toro attacca e sbaglia, qui con Ezio Rossi. Molta cronaca, poca sostanza, Prandelli sostituisce l'infortunato Progna, Landogno fa posto a Comi, ma il risultato si sblocca soltanto nella ripresa. Prandelli aggancia Sabato in area, Di Cola indica il dischetto, Cravero trasforma e poi va a salutare la curva Maratona, finalmente in festa. Allora Mondonico toglie Pasciullo e aggiunge una punta, Garlini. In contropiede il Torino ha l'opportunità di raddoppiare con Scoro, che però perde la palla davanti a Ferron, sostituto di Piotti. Così arriva il pareggio dell'Atalanta, calcio d'angolo, Scoro fallisce l'aggancio, Prandelli di sinistro costringe Loriella alla respinta e Garlini ribatte in rete, 1-1. Radice a 9 minuti dalla fine inserisce Bresciani al posto di Edu, esce anche Sabato perché espulso per doppia ammonizione. E alla fine la curva Maratona rinnova la contestazione nei confronti di Radice. Cravero negli spogliatoi ammette. Purtroppo ci sono dei problemi, credevamo forse di avere una squadra all'altezza di altre squadre per poter puntare l'UEF, invece oggi ci hanno rimesso i piedi per terra. Veramente bisogna ormai guardarci con umiltà e pensare solamente a fare un campionato dignitoso. Sicuramente a Mondonico piace più parlare dell'Atalanta che non degli avversari, però viene naturale di chiedere a Mondonico quali sono i problemi di questo Torino. Ma non lo so, perché non vivo in questo ambiente, non ho rapporti con questo ambiente. Penso così che vedere questa curva, non dico schierata contro la squadra, ma così in ebollizione per qualcosa che non sa di calcio, dà fastidio, perché è chiaro che il toro tornerà ad essere tale quando questa curva tornerà ad essere tale vicino al toro e a chi la guida. Infatti noi siamo scesi in campo circondati da questa atmosfera che certamente non aiuta ad esprimere una squadra, tra l'altro come la nostra, che si sta formando e non ha ancora quella personalità per poter sopportare anche così questa situazione di disagio che ti crea l'ambiente.